Passiamo al volley. Nel salone d'onore del CONI a Roma sono stati presentati i campionati europei femminili e maschili di pallavolo che si terranno dal 15 agosto al 16 settembre in 9 città italiane. Danila Filippone. La 33esima edizione dei campionati europei di volley quest'anno raddoppia. L'Italia, come nel 1971, è pronta ad accogliere la rassegna femminile e maschile di uno degli sport azzurri più vincenti e competitivi di sempre. Le nazionali azzurre daranno battaglia contro avversari sempre più forti per difendere il titolo europeo che entrambe hanno conquistato 2 anni fa. Sarà uno spettacolo planetario incredibile, grazie anche al Comune di Verona e alla Sovrintendenza, a chi gestisce l'arena che ha messo a disposizione, cosa non scontata per un evento che sarà molto partecipato oltre che televisto. Una sfida sportiva ma anche organizzativa. Le azzurre campionesse d'Europa apriranno la rassegna il 15 agosto nell'incredibile palcoscenico dell'Arena di Verona per poi spostarsi tra Italia ed Europa. L'asticella è sempre altissima e non l'alziamo noi, l'alzano gli avversari. Siamo ripartiti da un'idea di squadra in termini di valori e credo che una squadra debba partire da quello per fare grandi salti. Per gli azzurri campione del mondo, esordio a Bologna il 28 agosto, match da disputare tra Italia, Macedonia, Bulgaria e Israele e chiusura al Palazzo dello Sport di Roma il 16 settembre. L'importante è di essere anche di ispirazione sotto certi punti di vista per le nuove generazioni, quello che noi cerchiamo di fare con il legame che abbiamo con la maglia azzurra, anche la parte valoriale che questa squadra cerca di trasmettere, il modo di stare insieme, di giocare, di avere sempre un atteggiamento propositivo.